Moto Guzzi presenta la V85 TT. Quali sono le novità di questa nuova moto? Allora, questa nuova moto nasce dall'esigenza di colmare un divario che in Guzzi era importante avere, perché come il nome lo chiama è una moto tuttoterreno, è una moto che comunque è adatta al viaggio, è una moto che è parca nei consumi, però è piacevole al contempo è molto piacevole da guidare. Quando abbiamo pensato a come progettarla, abbiamo pensato utilizzando quello che io chiamo un concetto olistico, o vuol dire motore integrato in un telaio, integrato in una carrozzeria, tutto progettato assieme. Quindi il motore, anche se apparentemente sembra il Moto Guzzi tradizionale, in realtà è nuovo praticamente al 100%. Abbiamo pensato a una motocicletta facile da usare per fare strada, ma al contempo anche divertente da guidare. La potenza sono 80 cavalli, che comunque permettono velocità che arrivano fino a 190 km orari. Siamo molto soddisfatti di questa Moto Guzzi. Piaggio si presenta ECMA 2018 con la gamma MP3 completamente rinnovata. Gli scooter a tre ruote si rinnovano sia nella versione grande che nella versione più piccola. Presentiamo il nuovo 300, rinnovato nell'estetica e nei contenuti. Molto più protettivo nell'anteriore, parabrezza protettivo, scudo, tecnologia allo stato dell'arte, quindi fanaleria LED e quadro di bordo dotato di un grande LCD riconfigurabile. Naturalmente la connettività, che non può mancare, e un motore più performante con più cavalli e più coppia. In questo modo MP3 300 si avvicina di più al mondo dei GT, quindi ideale per un commuting non solo urbano ma extraurbano, proprio grazie alla sua protettività e alla carrozzeria completamente rinnovata. In questo modo la gamma degli MP3, che con quello più grande anch'esso evoluto, si completa con questo, che coniuga la leggerezza e la compattezza delle versioni più piccole con la protezione e la funzionalità dei modelli più grandi.